quattro voci incantevoli, un tenore, un mezzo soprano, un soprano e un baritono. Loro sono voce all'opera e l'incanto che vi faranno ascoltare è la Carmen di Bizet. Perché la Traviata e non era la Carmen di Bizet. Guardate, avete fatto scendere il gelo. Io vi dico grazie, vi dico tutti i loro nomi: Davide Toscano, Sabrina Sanza, Camilla Antonini e Alessio Verona. Questa è una progetto che porta un nome e un cognome di chi la lirica la ama profondamente. Gian Maria Liverta. Grazie. Uno potrebbe dire voci all'opera cos'è? È l'opportunità di far cantare dei talenti straordinari come i vostri, a cui Gian Maria probabilmente certi ambienti sono preclusi, perché diciamoci la verità, quello della lirica è un ambiente molto esclusivo dove spesso ragazzi di questa portata non hanno la possibilità di accedere. E allora lei un giorno ha detto, da amante della lirica, io devo far qualcosa. Cosa si è messo in testa, Gian Maria? Ma prima ancora che da amante della lirica, da addetto ai lavori, perché io ora faccio regista lirico, ma prima ero un cantante, ho studiato in conservatorio canto lirico e quindi avevo proprio, capivo la difficoltà sulla mia pelle di poter accedere al mondo della lirica, che comunque è fatto dai grandissimi teatri e poi da realtà più piccole. Quelle più piccole... Anche in quelle più piccole in genere è difficile debuttare. E qual è il problema vero, Gian Maria? Il problema vero è sono parecchi, però è proprio quello di accedere. Abbiamo i direttori artistici che hanno una mole di lavoro talmente importante sulle loro spalle, pensiamo a far quadrare un bilancio del teatro, quanto può essere difficile, e quindi è difficile che abbiano il tempo per fare in realtà la loro primaria funzione, che è quella di andare a scovare dei talenti, certo. Un po' come fanno
nel calcio, no? Che vanno a cercare nei pulcini e tutto. Ecco, Voce all'Opera è come se fosse la squadra dei pulcini, ma non è proprio dei pulcini perché lì sono proprio i bimbi. Qua invece abbiamo degli artisti e l'avete potuto Mamma, io sentire. Spenderei ancora per Davide Toscano, Sabrina Sanza, Camilla Antonini e Alessio Perna un applauso perché veramente sono stati... Ricordo che siamo in diretta alle 9.37 e 54 del mattino, eh? Sì, ecco, grazie. Ve lo devo dire, perché... ve lo devo dire. Vuol dire... Senza parole. Alzarsi alle 5, esatto, vocalizzare... E fare Io devo solo parlare, ma loro hanno avuto il compito più difficile. Posso fare una cosa? Voi avete il gelato. Sabrina, comincio con lei quasi quasi. Ognuno di voi ha la sua gavetta, la sua scuola, chi accademia, chi conservatori. E sogna di cantare in un teatro, diciamoci la verità. E invece voi con Voce all'Opera portate il trionfo della lirica italiana, dell'arte universale, nelle metro, per strada, nelle piazze, in quei flash mob, ovunque ci sia qualcuno disposto ad ascoltarvi, che poi si fermano tutti. Cosa significa questo? Mettervi tra la gente. Allora... Voce all'Opera è un progetto meraviglioso che io ho scoperto in realtà non da tanto, grazie proprio alla loro tanta pubblicità mediatica e al fatto che veramente si mettono tra la gente e con la gente. E credo sia veramente un'esperienza meravigliosa perché portare la nostra arte tra la gente che... sono appassionati e veramente o anche quelli che temono che la lirica sia roba per pochi. In realtà la lirica teatro... è per tutti. Esatto, intanto guardate queste immagini, questa nella metro che è una cosa sconvolgente. Vi dirò che a un certo punto, se potessimo guardarlo tutto, c'è chi va su internet col telefonino e vi segue, prende il testo, questa è Voce all'Opera, questa è la bellezza, Sabrina, di tutto questo. Gian Maria, per mettere in piedi uno spettacolo di lirica ci vuole un sacco di soldi, ma lei, nella sua follia, perché lei c'ha un pizzico di follia, vero? Glielo dico io. Lei riesce a mettere in piedi gli spettacoli nei teatri veri, ma con i mezzi più improbabili. Sì, allora, bisogna dividere in due, anche qui in due canali. Un conto è quando vengo chiamato come artista, come regista, per allestire uno spettacolo in un teatro, in una fondazione, può essere La Fenice, può essere qualunque teatro. Un altro invece è creare delle realtà che non esistono. Questa Voce all'Opera è proprio la madre di questa follia. Qual era l'idea? Di portare appunto l'opera laddove non c'è, come ha detto benissimo, perché è diventata un po' elitaria. Cioè, l'immaginario collettivo è in primis una cosa che piaceva ai nostri nonni, quindi per persone anziane. Bravissimo. Cosa che non bravissimo. È vero, qua abbiamo una dimostrazione. Sabrina 22 anni, Camilla 28, Davide 24 e Alessio 31. Io ne ho 25. Si possono dire le bugie, no? Direi. Quindi... l'opera può essere fatta dai giovani. In realtà, quello che ho tentato di scardinare e quello che poi è la stessa cosa che porto a livello artistico laddove vengo chiamato è che siamo stati abituati per anni a immaginare l'opera fatta da teli dipinti e costumi, punto. Con un cantante che in genere pesa dai 7 agli 800 quintali e si muove a malapena. Te la fermo, Gian Maria, sa perché? Perché questo suo racconto è così bello che credo che forse ci dobbiamo aggiungere qualche particolare in più. Però intanto mi fanno segno che stanno seppellendo di telefonate il nostro centralino, che gli vogliono sentir cantare. E allora, lei mi deve permettere, anche perché io devo chiedere ancora scusa al nostro Verdi. Ora andiamo a Rigoletto, Bella figlia dell'amore. E loro sono quattro voci che vi possono incantare. Prego.
Se questo è un sogno, non svegliateci. C'è la pubblicità. Poi tornate tra noi. Che meraviglia che sei. Che meraviglia che sei. Ignazio da Loyola si definiva il pellegrino. Riuscì a dar vita ad uno degli ordini più attivi, più rivoluzionari della Chiesa, l'ordine dei Gesuiti. Di ben altra natura fu l'interesse di uno scienziato poco conosciuto del XIX secolo, Girolamo Segato. A Firenze vive un tale che sembra possa pietrificare i corpi, pratica di cui nessuno ieri come oggi è riuscito a svelare il segreto. Segreti, i misteri della storia, con Cesare Bocci, sabato alle 21:15. Ma tu che lavoro fai? E in vacanza ci vai mai? Ma fai tutto da solo? E nello Spirito Santo. E questa è la tua casa? Vuoi dire la nostra casa? Doniamo a chi si dona. In edicola ti aspetta un febbraio ok a solo un euro. Scopri su Ok Salute e Benessere come Michelle Hunziker è tornata in forma dopo la gravidanza. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, la trovi in edicola a solo un euro. Per le perdite di urina un'amica mi ha consigliato Line Specialist. Ma come sono sottili, assorbiranno. La prova mi ha tolto ogni dubbio. E con Line Specialist l'odore sparisce. Line Specialist blocca l'odore e lo neutralizza. È sottile, ma quanto assorbe! Provali anche tu! Ogni giorno il meglio della musica italiana. L'intrattenimento per tutti i gusti e un po' di latte miele. Latte miele, il gusto italiano che ti fa sentire bene. È essenziale liberarmi dalla pancia gonfia. È essenziale liberarmi dal senso di pesantezza. È essenziale liberarmi dalla stitichezza. Per sentirti finalmente libera, è essenziale bere ogni mattina almeno 2 bicchieri di fonte essenziale per almeno 15 giorni e continuare regolarmente. Povera di sodio, ricca di solfati e magnesio, fonte essenziale aiuta a depurare il fegato, a stimolare l'intestino e facilita così una corretta evacuazione. Fonte essenziale. Sentirsi liberi dentro è semplice come bere un bicchiere d'acqua, anzi due. Ci sono parole che fanno bene, di cui tutti abbiamo bisogno. Parole che non si usano più. Con un lascito testamentario alla comunità Papa Giovanni XXIII, aiuti gli ultimi a recuperare dignità. Un'altra parola che dovremmo usare più spesso. Inserisci nel tuo testamento la comunità Papa Giovanni XXIII. La tua ultima parola sarà la più bella. Tesoro, tonight I'll give you a ring. Oh, ci sposiamo! Ma io volevo solo telefonarti. Cruciverba, rebus bilingue, puzzle e tanto altro li trovi in edicola. Pronto a giocare con l'inglese? Enjoy your English. A volte abbiamo solo bisogno di un po' di tenerezza. Un gesto piccolo, ma che va dritto al cuore. Kinder Brioche, con il suo morbido pan di Spagna lievitato naturalmente e la sua crema al latte 100% italiano, ha un po' della tenerezza di cui abbiamo bisogno. Tutti. Kinder Brioche, risveglia la tenerezza. E acquistando 2 confezioni di merendine Kinder, dall'11 febbraio al 31 maggio potrai partecipare al concorso e vincere un viaggio da sogno per 4 persone a Disneyland Paris. Voci all'opera, la lirica a portata di tutti, un'idea geniale di Gianmaria Liverta che ringraziamo, 4 voci incantevoli, alcune delle voci che Gianmaria, lei si va a prendere attraverso delle audizioni, mettendo in piedi degli spettacoli dove l'alibi che non ci sono i soldi non funziona più. No, anzi diventa una risorsa. Ovviamente i cantanti, come l'avete potuti sentire, vengono scelti con audizioni meritocratiche, quindi mi avvalgo di una giuria, di una commissione di altissimo livello in ambito nazionale e internazionale. Abbiamo avuto grandi direttori d'orchestra, cantanti e registi alle audizioni, quindi chiunque può partecipare. C'è un limite d'età che poi varia a seconda anche dei titoli, perché ci vuole una maturità vocale per affrontare determinati titoli. E poi l'allestimento, come stavo dicendo prima, si basa principalmente su un lavoro attoriale. Noi siamo stati abituati
abituati a non vedere un lavoro di attore sul cantante lirico, ma di un essere umano che si piazza e gestisce solo la voce. Invece, come avete potuto vedere, come abbiamo visto grazie ai primi piani che abbiamo fatto, loro possono creare mille emozioni a livello anche cinematografico, perché abbiamo visto che interagivano molto. E Gianmaria, le assicuro che sono arrivate tutte queste emozioni, anzi noi speriamo di continuare a regalarvele. Intanto ci guarda Mozart, il Don Giovanni sarà all'opera dopo, che riuscirete a portare nel nostro cuore. Ma per far tappa con Don Giovanni, noi dobbiamo necessariamente andare a Venezia. E a Venezia ci aspetta Antonella Ventre. Antonella, a te. Sì, Lucia, siamo nel pieno del carnevale, in piazza San Marco, e con noi c'è il direttore artistico Marco Maccapani. Buongiorno. Buongiorno. Quest'anno una edizione particolare, lo vediamo, siamo tra alcune delle maschere che partecipano a questo concorso, le maschere più belle, l'edizione di quest'anno dedicata ad una entità speciale, la Luna. Esatto, la Luna, il pretesto è arrivato dall'anniversario dell'allunaggio, 50° anniversario, poi la Luna dà via tantissime altre idee. Fa piacere vedere che qualcuno come questi hanno contaminato un po' questo viaggio nel tempo dei costumi di Venezia. Anche perché l'idea di quest'anno è vivere il carnevale a pieno, viverlo in piazza, viverlo, farlo vivere anche le tante persone che sono arrivate finora qui. Assolutamente sì, è quello, il motivo principale è quello. Noi vogliamo rivivere insieme i momenti più belli di questo carnevale che ci sono stati finora, dal volo alla festa sull'acqua all'inizio di questo carnevale. Guardiamolo insieme e poi ci salutiamo da Piazza San Marco. Ecco, una maschera è qualcosa che sottrae la tua, elimina la tua identità e ne mostra un'altra. L'abito in realtà rappresenta un modo di essere, è per questo che nel Carnevale di Venezia non ci si maschera ma ci si veste, perché almeno per 10 giorni all'anno si può essere realmente chi si sogna di essere. Lucia, noi siamo arrivati praticamente alla conclusione di questo carnevale, anche se oggi è giovedì, quindi oggi di fatto inizia il carnevale qua a Venezia. Direttore, un saluto e un augurio da qua. Allora, tanti auguri, spero di vedermi in questa settimana grassa in tanti e tutti in costume. Grazie mille Lucia, il carnevale di Venezia ha inizio oggi e da qui è tutto. Direttore, per il prossimo anno ci inviti tutti e noi ci saremo. Antonella, grazie di aver portato la Laguna nello studio, nel cuore di tutto il pubblico di Bel Tempo Si Spera, cosa che fanno anche i Voci all'Opera, questi artisti che piuttosto che stare lì a far la fila, Alessio, posso partire con lei, piuttosto che stare lì ad aspettare la chiamata, non hanno vergogna, posso usare una parola forte, a scendere in strada, a cantare tra il pubblico che non sa manco da dove venite, dall'iperuranio, per poi farli innamorare di tutto questo. Per voi non è svilente? Perché è un'occasione in più questa? Assolutamente no, perché comunque è bello fare l'opera anche a contatto con la gente e vedere le reazioni di chi anche ti guarda e ti vede come qualcosa di straordinario. In realtà di marziano. Cioè, è una cosa semplicissima, aperta a tutti, chiunque può studiare per cantare. Chiunque può studiare per cantare. Alessio, cioè, sicuramente. Io, come dire, sono felice di quello che lei dice, però non mi pare che sia proprio così, Davide. Voglio dire, voi siete veramente delle persone straordinarie
Camilla, al di là adesso di tutto, la lirica non è una roba per vecchi, è una cosa molto bella che ha detto prima Gianmaria Liverta. Ci sono sempre più giovani che si appassionano. Perché piuttosto che le canzonette? Difficile a dirsi. Io so che quando ho ascoltato per la prima volta Bohème mi sono innamorata. Quanti anni aveva? 12 anni. Ha risposto tutto. Un marito, no? Lei è il più vecchietto, lo possiamo dire. Gli date, il gelato ce l'ha. È più vecchio, sì. Vecchietto, tra virgolette, magari aver 30 anni. Porte in faccia, lei ne ha avute? Tante. Però ho sempre cercato di rialzarmi con lo studio, la determinazione e la passione che c'è sotto questo mestiere, perché è un mestiere particolare e mosso da questo fuoco, appunto, dalla passione verso la lirica e una passione anche verso le emozioni che noi vogliamo dare al nostro pubblico. Che credete ci regalate tutti, veramente regalate tutti. Gianmaria Liverta, chiudo con lei, 30 secondi. Perché Voci all'Opera non è un'altra fabbrica di disoccupati? Sono cattiva con questa domanda. Perché forse il futuro della lirica passa in un paese come l'Italia, che si dimentica dei talenti proprio attraverso un'iniziativa come la sua? La domanda è difficile. Speriamo che non sia l'ennesima fabbrica di disoccupati. Anzi, abbiamo la certezza che negli anni chi è passato per Voci all'Opera, grazie al loro talento, questo va detto, cioè bravo, Voci all'Opera mette solo bravo in luce il loro talento, non è che diventano bravi perché cantano con noi, lo sono già. La nostra bravura forse è solo capire che lo sono quando nessuno se n'è accorto, e proprio per questo abbiamo qua, questo è il quartetto di Rigoletto che andrà in scena il 15 e 17 marzo a Milano allo Spazio Teatro 89, e loro sono Rigoletto, Gilda, Maddalena e il Duca di Mantova. E quindi ci auguriamo che dopo questa esibizione, abbiamo la fortuna di essere seguiti dalla stampa, la stampa nazionale ci segue, e quindi poi i teatri nazionali sanno che esistono, e quindi ci auspichiamo che li voi chiamano. Tornerete, e allora regalateci ancora questa emozione. Mozart, Don Giovanni, quindi torniamo a Venezia, là ci daremo la mano, a voi. Yeah.
Venite, Camilla Antonini, Alessio Verne, Sabrina Sanza, Davide Toscano, Gianmaria Liberta, ci fate fare i presuntuosi per una volta? Perdonateci, ma chi vi dà una mattinata così? Solo bel tempo si spera. Scusateci. Grazie. Grazie. Meraviglioso. Monica, a te.